nuovo qui sul ring anche oggi, perché è quella che sta per iniziare una settimana importantissima per me. Una settimana che segnerà una svolta epocale per questo show. Innanzitutto questa sera sono certo che la Margherita dirà di sì alla mia proposta, accettando di unirsi a me alla conquista di questo show. Poi, con lei al mio fianco, domenica batterò una volta per tutte quel fallito di un rapper, laureandomi così campione assoluto e dominatore incontrastato di questa federazione. Bla 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 bla. Wey, Mr. Morigi, non credi che ormai ci hai fracassato le balle abbastanza con questi tuoi proclami insensati? Ed ogni settimana sei qua fuori a dire che sarai il campione, che tu sarai il nuovo leader del brand, che tutto da domenica cambierà e basta. A questa gente qui non gliene frega nulla di quello che hai da dire, lo sai? Come ti permetti di venire ad interrompere il mio proclamo? Ma questo è niente. Oltretutto ti sei permesso di importunare la mia donna. E questa è una cosa che proprio non dovevi fare. Ora potrei venire lì sopra adesso e spaccarti subito la faccia, ma non lo farò. E sai perché? Perché c'è un mio amico che muore dalla voglia di riempirti di mazzate e mi ha chiesto di cedergli il passo. Per cui preparati, perché questa sera nel main event te la vedrai con Luco. E per te non sarà di certo una buona serata, puoi starne certo. If you smell what the rock is. Dunque, Bocchino ha lanciato un messaggio chiaro a Mr. Morigi ed inoltre ha rivelato a tutti quanti quale sarà il main event della serata. Già, e tutta questa storia pare coinvolgere anche la Margherita. Una la Margherita che avrà sì altri pensieri per la testa ora, ma non si deve dimenticare che al prossimo evento dovrà difendere la sua cintura femminile e la sua avversaria sarà colei che uscirà vincitrice dalla contesa che avrà inizio proprio tra qualche minuto. The following contest is a number one contender for a WWE Divas Championship match. Introducing first, from Gambella, Italy, Vale M. And introducing her challenger from Samoa FC, Vale Bumpy. At first, I thought it was me, the way you flip your attitude constantly. But I think I finally figured it out that you're the type of man I like to call a spout. All turn on hot cold again, but please let me assure you that this is the end of all the lonely nights and the in between, cause I think you forgot this chick is mean. Dunque, come già anticipato, ciò che ci attende ora è un number one contenders match. Già, chissà quale delle due pretendenti riuscirà ad aggiudicarsi questa opportunità. Subito la Vale Pozzi è lei la prima a farsi avanti e ora affonda un colpo con questa manovra in giravolta e prova subito uno schienamento, ma la Vale M ne esce subito abilmente. Troppo presto per uno schienamento. Sì, infatti ora è proprio la Vale M che prova una reazione, dropkick basso al viso dell'avversario steso a terra, ma Vale Pozzi è brava a rialzarsi. Subito lancio e grande calcio in giravolta aereo e prova ancora uno schienamento. Uno, no, niente da fare. Vale M esce dal tentativo di pin. Grande però la manovra di Vale M. Attenzione, ora è Vale M che prova a indirizzare sul proprio binario il ritmo della contesa. Slipper Slam! Grande presa questa di Vale M.
Sì, infatti, prova a riportare il match dalla sua parte. Ora vediamo una fase di studio ancora, Valem che colpisce, Vale Pozzi con questo calzone, Vale Pozzi cade a terra. Sì, sta venendo fuori una contesa molto rissosa questa. Attenzione ancora, Valem che mette a terra la rivale con un braccio teso, poi Vale Pozzi, grande evasione con un calcio ed ora manovra di indebolimento alle gambe per lei. Una Vale Pozzi che si era già lasciata sfuggire di mano la possibilità di divenire number one contender qualche settimana fa contro Lady Letizia, non vorrà di certo ripetere lo stesso errore. Attenzione, sedia elettrica! Valem a terra, Vale Pozzi con questa electric chair, devastante! Ma Vale Pozzi non si arrende, si rialza subito! Ora un backbreaker, devastante anche questa manovra della Valem che prova uno strangolamento! Azione illegale però questa della Valem! Infatti l'arbitro prontamente la interrompe. Ancora una serie di colpi a terra. Poi la prende e la lancia all'angolo. Ancora una manovra ai limiti della correttezza, questo strangolamento al turbuckle. Vale Pozzi prova a rialzarsi. Valem cerca di divincolarsi ma viene presa e... Arm Trap Neck Breaker! Grande questa manovra di Vale Pozzi che ora va all'angolo e chiama al rapporto la folla. Diving Crossbody! Centro perfetto questo! Una Vale Pozzi che ora sembra venire fuori. Attenzione qui! Shoulder Jawbreaker, colpo importante per lei che potrebbe dare una sterzata decisiva al match. Poi Vale Pozzi la blocca, la solleva e questa potrebbe essere la fine del match. Gory Neckbreaker, Widow's Peak, centro perfetto. Deve solo procedere allo schienamento. 1, 2, 3. Abbiamo una nuova number one contender. Il suo nome è Vale Pozzi. And your winner, Vale Pozzi. Too constantly, but I think I finally figured it out that you're the type of man I like to call a spout. Attenzione, ci giungono immagini dal backstage dove ci sono Rami e Zidane che parlottano tra di loro, ma non riusciamo a sentire ciò che si stanno dicendo. Fatto sta che il prossimo match vedrà Paolito andar contro proprio all'atleta di Israele. I spit in the face of people who don't want to be cool. The following contest is for the Intercontinental Championship. You're looking at. Introducing first, from Sarsin FC, the Intercontinental Champion, Paolito. I spit in the face of people who don't want to be cool. And now introducing the challenger from Israel, Rami il Mafioso.
titolo intercontinentale in palio, dunque, in quella che può essere definita come la rivincita del match andato in scena 7 giorni fa. Subito Paolito, che si fa avanti dunque con questo heartbreaker. Sì, un Paolito che cerca in tutti i modi di difendere il titolo conquistato la settimana scorsa. Grande Hurricane Rana questa, colpo a sorpresa di Paolito. Un Paolito che prova già uno schienamento, ma Rami ne esce bene. Paolito ancora, serie di attacchi e un pugno devastante. Sì, l'atleta di Sarsina appare ora in un periodo di forma smagliante. Sembra lontana la sconfitta patita lo scorso evento contro Alex il Rapper. Ora è il mafioso che lo lancia all'angolo e lo schianta a terra con questa manovra poderosa. E poi, attenzione, perché prova già la sua mossa migliore, Camel Clutch, ma Paolito è abile, tocca le corde. L'arbitro interrompe subito la manovra intimando a Rami una squalifica. Sì, infatti, ora il mafioso quindi lascia andare la presa ed è Paolito che lo lancia alle corde e lo atterra con questa spinebuster. Oggi Paolito sta dando mostra di grandi manovre. Ancora Paolito che prova uno schienamento, ma Rami è abile, tocca la corda con il piede e niente da fare. Ancora Paolito che scende dal quadrato e cerca qualcosa sotto il ring, ma è la solita tattica, la tattica della mela. Si avvicina Rami, ma questa volta il mafioso è abile ed evita il colpo, ma Paolito non demorde e torna su di lui. E gli sputa la mela in faccia, dopodiché backstabber, e la combo vincente di Paolito è così servita. 1, 2, 3, il titolo intercontinentale dunque resta dov'è? Sulla vita di Paolito. Attenzione, arriva a sorpresa Zidane, attacca Paolito. Ecco cosa si stavano dicendo i due nel backstage, stavano progettando questo vile attacco. Ma ecco che giunge anche Spirandeo e attacca Zidane. Intanto il boss mi ha lasciato da solo dicendo che ha un importantissimo annuncio da fare a tutti noi. Mentre sul ring sta andando in scena una vera e propria rissa tra Zidane, Rami il mafioso, Paolito e Spirandeo. Ehi, avete voglia di fare a botte senza regole? Mi va bene. Allora facciamo così. Domenica, all'evento, Paolito difenderà il suo titolo non contro uno, ma ben contro 4 avversari. E non sarà un match qualsiasi, ma avremo tavoli, scale e sedie, perché sarà un TLC match. Quindi, volevate fare a botte? Beh, ora ne avete l'opportunità. Awesome!